Ciao a tutti, il mio nome è Jafet Mariani, sono coach motivator, sono italiano, vivo in Germania da parecchio tempo, per cui mi scuso subito per il mio strano italiano che non è più quello di una volta. Mi occupo soprattutto di persone che hanno appena vissuto una situazione difficile, radicalmente difficile, che escono da una separazione, che hanno perso il lavoro e in queste situazioni di tristezza assoluta è così che la maggior parte delle persone ha la sensazione di trovarsi in un tunnel. In un tunnel che non presenta una luce in fondo e un tunnel che non ha una porta a destra o a sinistra. In una serie di video ti farò conoscere delle tecniche speciali per uscire da questo tunnel, per aiutarti a uscire da questo tunnel. Non sono per forza adattabili a tutti in ogni situazione, può anche essere che per te in questo speciale momento non sia perfetta questa soluzione, magari nel prossimo video ci sarà una tecnica più adatta per te. Nella maggior parte dei casi, appunto, quando uno si trova in questo tunnel, ha la sensazione che non riesce più ad andare avanti, che non riesce più a trovare un senso nella vita, in quello che sta facendo, e quindi si trova come se fosse in un ambiente molto chiuso, molto oscuro, appunto questo tunnel, oppure un ascensore che va su e giù e non si ferma. Quindi in questi momenti è come se l'aria mancasse, è come se uno si sentisse un po' un nodo alla gola e non riuscisse a respirare bene. Per questo il primo video lo voglio dedicare alla respirazione. Ci sono diverse tecniche di respirazione, ma quella che ti voglio presentare oggi è una tecnica che ha funzionato perlomeno per i miei pazienti molto bene e funziona in questo modo. In questi momenti di tristezza, chiudi gli occhi e respira dal naso, lentamente. E mentre respiri, immagina che l'aria che entra ripulisce una parte del tuo corpo. Incomincia dalla testa, per esempio, dall'alto, e immagina che pulisce l'aria che entra, pulisce tutti i pensieri negativi che hai. E espirando dalla bocca, è come se questi pensieri negativi, esperienze negative uscissero tutte dalla bocca. Immagina praticamente come se l'aria intorno a te, tutte le cose intorno a te, siano apposta state messe da qualcuno per aiutarti. E in effetti, volendo, è così che noi stiamo respirando, quindi stiamo vivendo, quindi abbiamo un regalo intorno a noi, un regalo continuo. Quindi cerca di immaginarti che questo regalo sia stato apposta messo lì per aiutarti in questa situazione difficile. E continua a respirare passando da ogni parte del corpo. Immagina che l'aria entri nei tuoi occhi e liberasse da tutte le lacrime che hai avuto, le tristezze che hai avuto, e uscisse lentamente dalla bocca. Più lento lo fai, meglio è, ma tu troverai comunque il tuo tempo, il tempo che hai bisogno tu. Cerca di regolarti, cerca di capire il più possibile di quanto tempo hai bisogno. Continua dalla testa, passando dalla bocca, passando dal collo, eccetera, nelle braccia, andando avanti fino ai piedi, immaginando che appunto l'aria ripulisca ogni parte del tuo corpo. Dopo aver fatto questo esercizio non è che tu stai, oh, Ale, mi sento adesso super felice, ma sicuramente è una tecnica che ti aiuta a tranquillizzarti in questi momenti difficili. Spero che questo video oggi ti abbia aiutato. Fammelo sapere nei commenti. Se hai bisogno di un altro aiuto, se vuoi sapere cos'altro faccio nella vita per motivare le persone, vai sul mio sito jafetmariani.com. Nel frattempo io ti auguro una bellissima giornata, respira bene e alla prossima!